Un benvenuto a voi che ci state seguendo in compagnia di due esseri inutili, anzi uno inutile e l'altro più utile, che sarebbero nell'ordine esattamente Carb e Bimbor, che sono sia sul server che su TS. Ciao. E questa puntata verrà ricordata per essere una di quelle più citose da quando è nato Minecraft, penso. E stranamente non chiederemo aiuto a Carb. Ma no, te stavolta mi dispiace, Carmen, ma te stavolta non c'entri una beata minchia, come si suol dire. Stavolta faremo i cittoni in una maniera abbastanza ecosolidale. No, non è vero. Perché dunque, in una puntata vecchia, non mi ricordo se in quella prima ancora o in quella successiva, avevo detto che avevo tipo una cosa come chilotoni d'oro rispetto a diamante. Effettivamente siamo a 660 gold e rispetto a 157 diamanti o a 170 di iron. Il motivo è semplice. Grazie a una mod che si chiama Thermal Expansion, e noi scriviamo chiocciolina THERM, ok, Thermal, se la posso fare. Abbiamo una cosa si chiama, se la trovo, Autonomous Activator. L'avete già visto fare, non direttamente da me, perché io l'avevo fatto vedere già con l'impianto completato. Adesso vi faccio vedere ufficialmente come si fa. Praticamente ci servono, giusto per iniziare ad avviare tanto Carbo sorride per qualche motivo idiota. Per cosa stai ridendo come imbecille che c'è la faccina che No, niente, sorride? che io sto facendo su e giù dall'elevato dell'open block. È abbastanza divertente come cosa. Ok, gente che si droga anche di primo pomeriggio. Visto che, vabbè, io di solito lo scrivo, ma oggi possiamo anche dirlo, è il 4 di marzo e per la precisione è primo pomeriggio perché sono le 14:53. Già che sono le 14:53, quindi saranno già passati 3 minuti, sì, da inizio video. Meno. Quindi, dunque, 14:50, facciamo 15:10 per fare 20 minuti più o meno. Sempre se riesco a farcela. Venga, ti tengo il tempo. Ma no, ma che stai lì a tenere il tempo? Noi qui siamo per le cose approssimative. Allora, ci servono, tanto per iniziare, due Autonomous Activator. Allora, chest, pistone, pneumatic servo. Il pneumatic servo si fa con ferro, redstone al centro e glass ai lati. Quindi, allora, ci serve il pistone, che sono 4 di cobblestone, poi sono 3 di pietra, no, 3 di legno. Dov'è poi che il ferro? Uno di ferro e uno di redstone. Salve. Poi chi è che è entrato? Babum. Ah, abbiamo anche le ombre nere oggi. Ciao Mava. Ciao. Se vuoi salutare il tubo, già che sei qua, intanto siamo in quasi diretta. Cioè, tipo, sto Salve, registrando. tubo, salve. Una voce un po' bassa o sbaglio? Può Può darsi. darsi. Stanno a sentire un ragazzo di colore, per non dire negro di merda, senza voce. Comunque, dai, stronzate a parte. Dicevamo, dunque il pistone l'abbiamo preso, poi ci servono ancora due pezzi di ferro per il pneumatic servo, due pezzi di glass e cos'era l'altro pezzo ancora? Redstone, giusto? Sì, era redstone sicuramente. Poi, altro che ci serve? Non viene in mente niente. Ah sì, ci serve una chest, che ce l'abbiamo. Ne richiediamo una. E adesso mi sfugge qualcos'altro. Ah, due lingotti di tin. Tin, facciamo tin, dove si... Allora, usiamo prima la tin, questa qua che non... che è stata creata per sbaglio. Perché c'è il tin ingot che è tipo, uno è marroncino chiaro e l'altro è azzurrino. Devo avere per sbaglio mischiato qualche mod diversa con... nello smistamento, comunque va bene.
XD, Esatto. E cos'è che ci serve? Anche un Iron Bush, che noi abbiamo la bellezza di 11, però io ne uso solo uno per non citare troppo. Allora, prendiamo tutti i pezzi che ci servono. Tanto sta arrivando l'Iron Bush. Allora, vi diceva un pistone. Il pistone facciamo così, poi ci mettiamo il pezzettino di ferro qui in alto. Vabbè, il pistone è vanilla, cioè amen. Poi pneumatic servo, redstone al centro, pezzo di ferro sopra e sotto, vetro a destra e vetro a sinistra. Allora, pneumatic servo in basso, pistone non mi ricordo più dove andava, forse al centro, e la cassa in alto, e poi a destra e a sinistra i due tin. Perfetto, autonomous activator. E uno. Ce ne serviranno di più. Nel frattempo vi faccio vedere la cosa base, più base, più base. Andiamo a mettere subito questi due pezzettini in un punto strategico che ho già creato in casa dove stavo facendo l'oro prima. Sempre se riesco a scendere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, l'impianto è molto più complicato di quello che state vedendo qua, perché va anche un filino sotto. Eccolo qua. Allora, adesso ovviamente la produzione di gold si fermerà perché molto probabilmente avendo rotto il cubo che tiene, diciamo, all'oscuro Lord Barry Bush non produrrà più gold per il momento. Comunque funziona così. Noi mettiamo come base il Bush qui in mezzo dell'iron. Poi, ah no, funziona ancora lo stesso. Quello di gold, più lento ma funziona. Poi successivamente la cosa migliore tra virgolette da fare sarebbe quella di questo è un bel dilemma perché mi è venuto in mente una cosa, un dubbio atroce, che c'è una simpatica leva che mi ostruisce i lavori tecnici. Quindi avendo questa leva che mi ostruisce il lavoro tecnico direi di fare un altro modo. Tolgo un attimo l'Iron Bush, richiudo questo qua, così abbiamo un buco di un buchettino per, tra virgolette, lavorare. Mettiamo l'Iron Bush qui sopra e qua di fianco ci mettiamo per il momento l'Autonomous Activator senza niente. Allora, per il momento questo bush di iron non crescerà perché c'è troppa luce e non è coperto da niente. Quindi non cresce, cioè al massimo cresce ma non produce. Adesso non mi ricordo bene come funziona. Sono, tra virgolette, piante delicate, per modo di dire. Devi nascondere, basta che lo metti in un Ah, ma sì, punto. che lo dovessi nascondere, sì, no, ma è perché sto ancora sono in fase di costruzione impianto di ferro. E quindi sono in, come si può dire, nella fase di spiegazione. Faccio vedere pezzo a pezzo come si fa. Ok, chiedo scudo. No, no, tranquillo. No, non è successo niente. Dunque, eravamo rimasti al fatto che faccio prima rimanere qua perché altrimenti non mi asciugo più con la costruzione dei pezzi. Intanto una crafting table ce l'abbiamo. Dunque, come seconda cosa ci serve della stone, che dovrei avere in qualche cassa. Questa no. Ok, qui abbiamo la stone brick. Beh, facciamo finta di niente. Prendiamo la stone brick e sfruttiamo il nostro simpatico cesello che forse ci fa la stone. No, il nostro cesello non ci fa la stone normale. Perfetto. Quindi che si fotta. La stone normale la troviamo vicino alla cobblestone. Ok, quindi devo andare a casa a cuocere, perfetto, ordiniamo tutto da là e facciamo prima. Dunque, adesso ci serve un secondo pneumatic servo, nel quale, cioè il quale attirerà i orberry che vengono, diciamo, presi dalla pianta. Quindi, abbiamo detto che ci serve un pistone, e il pistone riusciamo più o meno a farlo al volo. Poi sul pistone abbiamo detto il pneumatic servo che erano due di vetro, due di ferro e uno di redstone.
E poi cosa c'era ancora? 2 di tin, che faccio prima a scriverlo che a cercarlo. 2 di tin e una chest. La chest non ce l'ho, quindi non avendo la chest ordino 8 di legna e facciamo prima. Perfetto. Poi nel frattempo ordiniamo 4 di cobblestone da cuocere per fare la stone. Ma Filler questo è amato tutto. filler. Roba vanilla è cosa? Filler L'ho usato nella puntata precedente, se ti può interessare. amato filler. Ah, che bello che è il figliolo di Vimbor. Il figlio di Funziona bene. Mamma mia. Poi, a parte il filler che abbiamo usato per scavare il porto. Ah, vabbè, se vuoi venire a vedere il porto, l'abbiamo ampliato, quello dietro casa, però, se ti interessa. Sì, fra poco vengo a vedere. Io attacco Ok. il filler e arrivo. Metto Filler come se non ci fosse un domani. Allora, dicevamo, mi serve, devo far cuocere la stone e la faccio cuocere qua. Via. Poi, ah, ci serve anche una ciotolina che una bowl. Come si chiama? Bowl. Ne abbiamo una e ne richiediamo una. Nel frattempo craftiamo quello che ci serve. Allora, abbiamo detto una cassa. Poi qua ci vuole il pistone. Quindi redstone qui e iron qui. Via. Poi iron ingot e redstone con il vetro ai lati. E facciamo i pneumatic servo. Poi li mettiamo nell'ordine. Così, e abbiamo un auto autonomous activator. Successivamente prendiamo i 4 stone, li mettiamo così, se, ok, fermati, ok. Li mettiamo a V in basso e uno in alto a sinistra, e nel mezzo, sempre se mi si apre la cassa, ci mettiamo questa bowl. Ci viene fuori un watering can, empty ovviamente. Noi lo prendiamo, lo andiamo amichevolmente a riempire con dell'acqua che prendiamo dal nostro giardinetto interno. Adesso ci dirà che il watering can non è più vuoto, quindi vuol dire che va bene. Andiamo a piazzarlo esattamente, sempre se riesco a correre, ma mi sa che ho il personaggio che è più lento del solito oggi. Allora, i watering can li andiamo a mettere in questa di qua. E li mettiamo first slot only come opzione nell'autonomous activator. Successivamente piazziamo il secondo autonomous activator da questa parte e lo lasciamo per il momento vuoto. Gli impostiamo soltanto come configurazione l'uscita come output per l'impianto che sto facendo io adesso. L'output ovviamente è quello arancione, io lo impostiamo sul basso, quindi sul sotto, tanto che abbiamo visto che ha iniziato a crescere il pezzo di Iron Bush. Successivamente spacchiamo qua di fianco per avere un po' più di spazio di lavoro, mi è partito anche un cavo di alimentazione nel frattempo, ma quelli sono dettagli tecnici. E ci spacchiamo anche il pezzettino qua sotto perché dobbiamo far passare dei tubi. Ok, quindi adesso ci servirà una redstone furnace, un auto workbench e degli item ductile e una chest. E logistic chassis MK2 ve lo spiego magari la prossima volta perché abbiamo solo, tra virgolette, 5 minuti di tempo. Allora, tanto per cominciare, Redstone Furnace più o meno la so fare a memoria. Mi serve della clay se la trovo, ma sicuramente pescando Vimbora nelle. la farma infinita. Di cosa? Di clay? Sì. Eh sì. Dove te la sei fatta? Mentre tu Davanti fai. casa. Mentre tu fai energia infinita, c'è chi fa tipo Ma produzione guarda che chimica di ho in mente semi. un progettino di tanto non trovo la clay, ma pazienza.
ho in mente un progettino per fare delle cose un pelino sgravate. Solo che non posso spoilerare che volevo fare una nave da guerra. Porco Diaz. Vabbè, senti, ho la vicinanza di Max, vuoi che non gli regalo una nave da guerra? per le sue scorribande. Dicevamo, scusate. Ti passo lo sciopo se vuoi, cioè, Grazie, no, Carve, grazie. l'ho Allora, fatto io lo sciopo, non te. no. Non ti voglio più perdere, mi tengo il mio dolore. Sì. È in pillole lo sciopo. Ah, beh, perché tutti vogliono uno sciroppo in pillole, no? Allora, adesso, stupidate a parte. Ci servono gli item duct. Ah, combinazione abbiamo 4. A noi ce ne servono 4. Perfetto. Non devo neanche star lì a farli. Però li faccio lo stesso perché mi servirà. Ups, mi serviranno poi dopo. Quindi, gli item duct si facevano con il piombo e. Che non me ne ricordo più a memoria adesso. Piombo Piombo e e tin, tin. perfetto. Quindi per sicurezza mi ordino uno di LED o LID che sia. Dunque, capire perché guinzaglio si chiama come piombo. Quella è una di quelle cose che non vuoi sapere la risposta. Fidati, tu non vuoi Dici? sapere la risposta. Allora, intanto abbiamo preso 4 item duct. Qui è quasi cotta la clay, perfetto. Tanto per chi non lo sapesse, la redstone furnace è il redstone ascension coil, i due bricks che stavo iniziando a cuocere, il copper ingot ai lati e il machine frame in mezzo. Il machine frame è un misto tra oro, ferro e glass. Quindi sono esattamente 4 di glass e 4 di ferro, ops, per il frame centrale e uno di redstone, mi stavo già dimenticando. Ne ho ordinati 4, ma pazienza. E poi ci serve uno di oro per il reception coil e due di redstone che, beh, combinazione avevo già volente o nolente ordinato. Poi il copper iniziamo a sfruttare questo qua che è quello, diciamo, errato come copper perché è quello che ne abbiamo di meno. E iniziamo a fare dunque. Dove sta? Allora, bricks li facciamo diventare. No, i brick diventano bricks. Ho fatto un errore di doppie. Poi, piombo, cosa, altro coso. Perfetto. Allora, prendiamo il gold in mezzo. No, era la red. Non era redstone o gold in mezzo che ho avuto il vuoto in memoria adesso per il frame. Era il. No, era il gold, Gold, non sì. era il. Devo ordinare un pezzo in più di gold allora. Mi sono sbagliato, mi sono sbagliato. Allora, mentre si crea il. Cioè, mentre ci arriva il gold, mettiamo 4 pezzi di vetro ai 4 lati e ci mettiamo agli angoli il ferro e viene fuori il machine frame. Nel frattempo mettiamo ai due angoli opposti della redstone e andiamo a pescare qua nella cesta il nostro pezzo d'oro che nel frattempo è arrivato e abbiamo fatto il nostro redstone reception coil. Poi, cosa ci manca ancora? Mi sembra niente perché mettiamo il machine frame in mezzo sotto il redstone reception coil, due copper ai lati sul fondo, i due bricks al centro e sopra mettiamoci una redstone e abbiamo la nostra redstone furnace della thermal. Poi successivamente cosa dobbiamo ancora fare? Ci serve un auto workbench se non mi ricordo male, quindi prendiamo una workbench normale, una crafting table, scusate. Ci servono delle wooden gear che non abbiamo, quindi direi che posso anche ordinare 4 pezzi di legno e intanto siamo tra virgolette in ritardo sull'orario. Dunque devo ancora creare quello. No, abbastanza, siamo in ritardo ma neanche troppo. Nel frattempo cosa possiamo fare? Possiamo ordinare gli stick. Ah, avevo già gli stick pronti, non me ne sono accorto troppo tardi. Allora ordiniamo la bellezza di. No, uno stick ci serve soltanto se non mi ricordo male.
e mettiamo esattamente. Allora, iniziamo a fare così, che ci facciamo le due Wooden Gear. Invece poi veramente me ne servivano 4, perché oggi ho sbaglio a fare i conti. Quindi per sicurezza noi ci andiamo ad ordinare, non 20 magari. Allora, ci ordiniamo 8 stick che facciamo prima. Nel frattempo, vabbè, facciamo una stupidata apocalittica, cioè una leva, che non serve assolutamente a niente, apparentemente. E nell'attesa possiamo anche fare i item duct. Mentre aspettiamo che arrivino gli stick che non sono ancora arrivati, prendiamo il configurator della Mechanism, perché ci servirà successivamente per configurare anche i tubi dell'item duct della thermal. Allora, ultimo pezzettino che ci serve: 2, 2, 2 e 2. 4 di 4 wooden gear, li mettiamo ai 4 lati e in mezzo la crafting table. Ci viene l'auto workbench e, se non sbaglio, siamo a posto. Ci manca, ah no, sono scemo, perché ci manca il cavo della corrente della thermal, ovviamente. Tanto per della thermal, della mechanism. Allora, vediamo un attimo se ce li ho disponibili. Ce li ho disponibili? Sì, ne abbiamo 79. Direi che ne basteranno anche due. Attendiamo solo altri 2 secondi. Intanto, ritardo per ritardo, durante la registrazione, chi se ne frega. Tanto dovrebbero arrivare abbastanza breve. Tanto guardate, per la velocità dell'impianto, adesso che ho la farm ufficiale d'oro, direi che posso anche mettere tutti i tubi in gold. Così Bimbo chiede: uno di voi dorma? Eh già. GG, nessun dorma. Vabbè, minchia, Carve che fa una citazione culturale è una cosa che fa paura. È stato un caso, secondo Aspetta, me. vado a dormire io, intanto minuto più, minuto meno Grazie. di registrazione. Nessuno si offende. Ok. Andiamo a piazzare il nostro impiantino base. Anche perché per collegarlo alla logistic non ci vuole un genio del male. L'ho già detto forse un paio di volte come si collega. E voi là, ce la stiamo per fare, eh? Però prima io consiglierei vivamente, per come l'ho studiato io l'impianto, di andare a togliere dalle nostre ceste, che non mi ricordo più qual è questa qua, tutti i pezzi di iron, perché li sposterò tutti sotto. Quindi ho tolto tutto l'iron dalle ceste e lo vado a mettere qua sotto. Ok. Ah, ecco cosa non ho fatto, non ho fatto la chest deficiente. Va bene, piccoli errori tecnici. Ok, nel frattempo iniziamo a collegare prima i tubi. Poi, allora, lateralmente da come potete vedere a schermo, per fare i fighi, lateralmente all'autonomous activator andiamo a piazzare la nostra simpatica fornace. E là. Così, tanto si carica nel frattempo. Poi, una volta piazzata la fornace, dobbiamo collegare il sotto della fornace come input all'autonomous activator, che ce l'ha come output il sotto. Quindi prendiamo i nostri item duct, li colleghiamo così, e se riuscite leggermente a vedere, ma ho qualche dubbio che si veda bene, andate a modificare qua sotto le impostazioni dell'item duct. Lo dovete mettere che ha l'uscita praticamente. Eccolo qua. Adesso lo vedete che si è attivato perché si è illuminato. Quando si illumina l'item duct, vuol dire che sta facendo uscire gli oggetti. Mab va a svuotare il cavallo. Grazie per la tua informazione, Mab. Successivamente, per completare il giro dell'oca, mettiamo qua sopra l'autonomous activator, mettiamo
la nostra auto workbench e usiamo quello che sta cuocendo la redstone furnace, prendendo 9 di nugget se riusciamo a prenderli, grazie, e li mettiamo qui come ricetta dell'auto workbench. Una volta fatto questo, andiamo a collegare l'output della redstone furnace, che sarà quello puntato verso l'alto, con un item duct che va a finire nella crafting table. Adesso devo modificare l'ingresso, eccolo qua, e in automatico tutto quello che viene cotto dalla redstone furnace passa in automatico nell'auto workbench, come potete vedere sta iniziando adesso. Poi successivamente ci serve una tra virgolette base d'appoggio, che io sto usando questa simpatica blocco della questo simpatico blocco della chisel, da su cui appoggiarci la leva, che ovviamente adesso attivo già, che dall'auto workbench porterà successivamente fuori in questa chest, che ovviamente non ho fatto perché mi sono dimenticato, i vari pezzi di ferro che vengono, diciamo, estratti dall'auto workbench. Ah, che liberazione. Va bene, ok, intanto sentiamo Mavax libera dei bollenti spiriti. Ti sei liberato, Maba? Sei soddisfatto? Ok, facciamo la cesta al volo e intanto vi faccio vedere per concludere l'ultimo passaggio. Che però non lo faccio subito qua, ma ok, qui devo disattivare questo. Perfetto. Vediamo se c'è andato dentro qualcosa di erroneo. Se riesco, vabbè, non ho un piccone, quindi spaccherò un pezzo di cobblestone a mano, praticamente. Anni e anni di attesa, peggio dell'ossidiana, forse. Ok, come vedete stanno iniziando ad andare dentro gli iron ingot, che arrivano da qua. Poi per il resto possiamo chiudere qua lateralmente, chiudiamo anche qua sotto e chiudiamo anche di qua a lato, lasciando ovviamente un pezzettino in più di Basic Universal Cable della Mechanism per collegare poi il secondo o il terzo e il quarto, come si chiamano sti qua? Produzione di lingotti infinita, possiamo così definirla. E non avendo niente da mangiare e mi mancano solo 3 cosciotti, vi faccio vedere al volo come va impostato il provider module, che lo volendo, essendo una farm questa, quindi non c'è nessun problema di tenere sempre almeno un lingotto all'interno della chest, perché prima o poi il lingotto di ferro o d'oro o di tin o di quello che sarà si ricrea. Possiamo mettere come modo come di gestione dell'inventario della logistica in modo normale, cioè lui può farti arrivare anche tutti i lingotti senza nessun problema, quindi non c'è niente di particolare. E io metterei anche un polymorphic item sync. Intanto devo leggere il messaggio di Mabba, che non riesco a leggere perché ho la schermata aperta sopra. Il polymorphic item sync, in caso così dobbiamo depositare del ferro che ci cresce, in automatico ci andrà a finire qua dentro. Altro da dire per il momento niente. Questo qui è l'impianto, diciamo, base per il cheating o produzione che sia dei materiali. Intanto, cosa vuoi, Carb, che stai scrivendo delle cose senza senso? Mabba ha detto, Rodda tu Colosseo, fucking Nigga OP, ok. Ma che coglione, sopprimetelo, ho fatto una petizione per far richiudere il canale. Fatto. E niente, Infatti è approvata. sì, sarà approvata penso all'unanimità nell'arco di 30 secondi. Comunque, a parte le stronzate di Carb,
Questo qui è l'impianto base, adesso ci manca quello di tin e quello di copper, se non mi sbaglio, che sono gli ultimi due materiali che hanno i bash, diciamo, da raccogliere. E poi eventualmente possiamo anche fare, ma questo qui è proprio un cheating pesantissimo. Allora, copper, iron, tin e possiamo anche fare l'essence or berry. Che sarebbe quello, il berry che ci dà l'esperienza. È molto cheating perché ti fai livelli gratis e puoi incantare qualsiasi roba, soprattutto perché Mamba l'ha già fatto, ovviamente. Ma io me la prendo con calma, non ho voglia di correre Non c'è e fretta. non c'è fretta, fratello. E, anche perché mi sono già fatto l'accumulo di energia in tanto regali i livelli a Ike e Vimbo. Perché li dovrebbe regalare a me, scusa? Perché io praticamente ogni volta che ho 30 livelli vado nella botola di bimbola e li deposito lì. Ah, beh, sì, perché Quella c'ho anch'io, banca. sì, ho anch'io la grata in casa, cosa c'entra? Tanto devo mettermi a svuotare Ma come l'iron si chest svuota del. qualcosa? Con le bottiglie? No, c'è una cosa che ho fatto vedere in un'altra puntata. Che si chiama esattamente XP Bottler, Ah, perché fico. praticamente lui prende, io l'ho automatizzato con la logistica ovviamente, quindi per chi non l'avesse visto va a vedere il mio vecchio episodio, poi salutiamo, sennò diventa veramente troppo lunga. Praticamente prende le bottiglie di Glass Bottle di Minecraft Vanilla e in automatico, impostandogli una cosa lateralmente tipo auto drink, auto eject e auto extract, poi te lo faccio vedere bene a te, Mabba, se non vuoi vedere il mio video. Mi crea praticamente chilotoni di bottigliette e crashato TS. No, a me. Chi? Cosa? Perché? Ok, è crashato solo a Mabba. Ma per pazienza, Mabba, guardate il video che fai prima allora. Niente, ci vediamo poi nella prossima puntata dove non so ancora cosa faccio perché devo fare molte altre cose di cheating estremo. Salutiamo tutti quelli che sono stati con noi, chi prima e chi dopo, tra cui purtroppo Carb e Ciao. ecco, Vimbor che non so se Ciao. ok, ancora l'audio Eccolo. attivo, e Maba che era crashato teoricamente. Ok, ha salutato prima nel. Sì, no, ma ha già salutato Carb, lascialo stare, cazzo! Piantala, oh, piantala l'al. Va bene, dopo le mie dislessie per cercare di sopprimere la follia di Carb, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!